Ora sentiamo un po' il punto di vista di chi gestisce la persona organica. Abbiamo detto che la persona è maggiormente raccolta, notiamo una certa modifica del piano degli impianti attualmente presenti sul territorio con maggiore attenzione per quanto riguarda la gestione anaerobica e darei la parola a Michele. Si sente, no? Grazie. Bene, appunto, un forte saluto del presidente Canovai, anche lui intero, come Massimo Centeno. Io vi do alcuni numeri più specifici sulla raccolta differenziata dell'organico, perché veramente è il settore che traina il raggiungimento degli elevati livelli sia nazionali che regionali. Devo dire che, come prima cosa, ci tengo a dirlo, sulla frazione organica l'Italia è un'eccellenza europea, è un'eccellenza quindi anche mondiale. E questo è supportato dagli ultimi numeri presentati nel rapporto ISPRA 2016. Abbiamo superato Ma non li pubblicano 100 kg abitante ancora, perché nelle lavorazioni. anno di frazione organica, un cumulo più verde raccolti come media nazionale. Questi valori, vi assicuro, soprattutto se pensiamo all'umido, alla forsu, non si trovano neanche in paesi come la Germania, neanche in paesi come l'Austria e altri. Come CIC abbiamo fatto vari approfondimenti e abbiamo visto che sull'intercettazione dell'umido siamo sicuramente tra le eccellenze europee, e questo ci ha portato anche a avere un riconoscimento a Bruxelles, appunto anche nelle riunioni che citava Grillo. Siamo stati invitati proprio a parlare della frazione organica come eccellenza e sui possibili obiettivi. È possibile un 65% di riciclaggio, come diceva la Raia prima, come domanda? È possibile il raggiungimento di meno del 10% in discarica? Allora, noi diciamo di sì a tutto, l'abbiamo supportato anche poi direttamente con l'onorevole Bonafè, suggerendo anche delle migliorie a proposta della nuova direttiva europea, introducendo anche degli obiettivi specifici sull'umido, sulla frazione organica, cosa che adesso non è presente. Sono presenti gli obiettivi di riciclaggio sulle frazioni secche, come da sempre, ma non c'è, per la verità, nulla sull'umido. Anche il fatto, l'articolo 22 della proposta di revisione della direttiva europea, ha ancora quella famosa frase: la raccolta dell'umido deve essere effettuata dove tecnicamente, economicamente, ambientalmente è fattibile. Però questa frase noi abbiamo detto più volte che va eliminata. Sappiamo che è tecnicamente fattibile dappertutto, ci è riuscita la città di Milano raggiungendo livelli eccezionali, ma non solo, in tutta Italia, guardando anche al centro-sud, vi do due numeri molto veloci. Si dice che la regione del centro-sud è un po' in ritardo, in realtà. Se noi vediamo per esempio qualcosa come la regione Puglia, che è passata da 176 mila tonnellate a 212.000 dal 2014 al 2015, la Calabria dal 48.000 a 74.000, piccoli numeri ma che fanno vedere un raddoppio. In quasi tutte le regioni italiane c'è un incremento almeno del 10% sull'organico. Come dice sempre Centeno, trovate voi un settore industriale che ha un più 10% tutti gli anni a partire dagli ultimi 10 anni. Questo vuol dire anche investimenti, vuol dire impiantistica, vuol dire posti di lavoro e soprattutto un'altra cosa: abbiamo superato le 6 milioni di tonnellate trattate con il compostaggio, 6 milioni e mezzo con l'incenerimento. Qual è la differenza? Che il compostaggio sta continuando a crescere, con più 10% degli anni, e la discarica e l'incenerimento sono invece in sostanziale decrescita, in qualche modo. Quindi anche chi vuole investire ha davanti a sé delle opportunità. Quello che manca, è vero che parlando di costi, poi personalmente sono il mio pane, perché io elaboro i dati Orso, anzi sottolineo la validità del sistema Orso, che anche qui è un'eccellenza europea. Per la Lombardia collaboro un po' con l'ASPO, per una provincia, e ho sott'occhio tutti i numeri di Orso, sono qualcosa di veramente eccezionale. E questi
questi numeri appunto ci fanno capire che tra l'altro si possono fare delle analisi molto raffinate anche sui costi che abbiamo fatto con le Lombardie e abbiamo pubblicato. La raccolta differenziata a livelli elevati non costa di più. Questo, se è ottimizzata, se è gestita bene, se si trovano tutte le sinergie del caso, anche introducendo la raccolta dell'umido e anche in zone rurali, montane, disperse, grandi città, guardate che le ottimizzazioni si trovano sempre. Questo è il messaggio chiave che vogliamo lanciare. Parlando di una filiera in cui, a differenza di altre, quelle dei riciclabili coperte dai consorzi di filiera obbligatori, che hanno giustamente un sistema per cui c'è il contributo ambientale, che è nato per finanziare il riciclo, perché il mercato da solo non poteva supportare l'elevato riciclo degli imballati. Quindi 20 anni fa si è deciso che introduciamo il sistema di responsabilità estesa del produttore. Bene, però per l'umido, che è la frazione che spaccia alla grande tutti gli anni riciclabili, purtroppo non esiste assolutamente nulla, se non le quotasse sulla discarica, gli incentivi sul biometano, va bene, che sono per migliori tecnologiche. Noi a livello europeo abbiamo detto una cosa semplice, supportando un emendamento che dice gli stati membri devono mettere in piedi sistemi di incentivi sull'umido obbligatoriamente basati su penalità e premialità, che possono essere anche a costo zero per lo Stato, quindi non incentivi come sull'elettrico, sulla bolletta, no, questo è semplicemente mettendo in competizione i comuni, come è stato fatto in Sardegna. Sardegna è un esempio molto virtuoso perché ha deciso di introdurre una sovrattassa di 30 euro in comuni che non avevano attuato la raccolta dell'umido sullo smaltimento di scarica, e questi soldi venivano completamente girati ai comuni che avevano attuato la raccolta dell'umido. Quindi i pionieri, i più bravi, prendevano il contributo dai invece da quelli più latitanti. Questo sistema ha fatto sì che in tutta la regione, nel giro di 4 anni, si è introdotta la raccolta dell'umido a costo zero per la regione. Quindi i sistemi ci sono, basta copiare le buone pratiche e diffonderli nel territorio. Questo è il nostro messaggio. Grazie. Grazie, è un messaggio importante perché sappiamo che per raggiungere gli obiettivi del 50, 60, 65% è fondamentale la produzione organica da sola a concorre al raggiungimento dell'obiettivo per oltre il 39%.